Buon pomeriggio telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati in questa quarta edizione della TV Week che Le Fonti dedica al diritto penale. Bene, oggi entreremo a gamba tesa nel diritto penale perché parliamo di uno degli argomenti più spinosi e controversi. Basti pensare che la Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, è tornata più volte a pronunciarsi sull'argomento anche nell'ultimo anno. Parliamo di sequestri reali e confische. Cercheremo di farlo nel modo più semplice possibile, come facciamo di consueto, grazie anche all'aiuto della nostra ospite. Ben ritrovato l'avvocato Michela Vecchi. Buongiorno. Ben ritrovato avvocato. Come dicevo, è un argomento assolutamente spinoso. Prima di entrare nel merito, le chiederei brevemente di inquadrarci il tema. Di cosa parliamo quando parliamo di sequestri reali? I sequestri reali sono dei sequestri preventivi, ovvero delle misure cautelari reali che incidono sul patrimonio delle persone fisiche e delle persone giuridiche e che sono finalizzati alla confisca, che è la misura di ablazione definitiva. I sequestri sono l'anticamera della confisca. Attingono e incidono sul patrimonio di persone fisiche e giuridiche, sia con riferimento ai beni mobili, denari, titoli, azioni, polizze assicurative, che con riferimento ai beni immobili, asset della più svariata natura, appartamenti o d'altro. E diciamo che come presupposti applicativi non richiedono una gravità indiziaria, ma richiedono quello che tecnicamente viene definito il periculum in mora, cioè il pericolo che nelle more della celebrazione del giudizio di merito volto ad accertare un determinato reato, quei beni vengano dispersi, di tal che vengono assoggettati a sequestro preventivo. Ora, sono misure estremamente invasive ed aggressive perché incidono su diritti costituzionalmente e convenzionalmente tutelati, che sono la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata, e come disse un grande giurista, i sequestri fanno patire all'innocente le pene del reo. Perché l'argomento è ancora tanto controverso? Ma perché in realtà sono una sorta di pene nascoste, ma si discute molto sulla loro natura giuridica, per cui spesso vengono assimilate a misure di sicurezza piuttosto che a misure ripristinatorie e/o risarcitorie di stampo civilistico, che fa sì che non siano corredate da quello statuto, da quel corredo di garanzie che deve essere tipico del diritto penale. Ecco, avvocato, lei accennava al sequestro preventivo che in realtà è applicabile per una serie di confische diverse. Può brevemente farci una fotografia anche lato confische? Cercherò di essere brevissima perché il tema in realtà ha impiegato scienziati, studiosi, fiumi di inchiostro. Le confische, il sequestro è l'anticamera delle confische. Le confische sono un istituto estremamente proteiforme e caleidoscopico, per usare le parole della Corte Costituzionale in una bellissima sentenza, oramai molto datata perché è di circa 30 anni fa. E hanno una natura molto diversa. Io voglio fare una macro distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, che ha ad oggetto il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per cui si procede, e quelle che vengono definite confische allargate, la cosiddetta confisca per sproporzione, ovvero la confisca di prevenzione, che invece ha ad oggetto il patrimonio di un soggetto che venga giudicato pericoloso in termini generici o in termini qualificati, perché quella pericolosità costituisce indice di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto. Quanto alla prima distinzione, vorrei fare un esempio per essere più chiara tra sequestro volto alla confisca diretta e sequestro volto alla confisca per equivalente. Supponiamo un reato di corruzione e supponiamo che taluno corrompa un militare della Guardia di Finanza affinché non faccia una visita ispettiva tributaria. L'oggetto della pattuizione corruttiva sono 100.000 euro in favore del corrotto, cioè del militare della Guardia di Finanza. Nel sequestro volto alla confisca diretta, tu puoi andare a prendere quei 100.000 euro nel patrimonio del corrotto. Per alcuni titoli di reato tassativamente previsti dal legislatore, tra cui rientra, guarda caso, la corruzione,
Puoi fare anche un sequestro, funzionare la confisca per equivalente, di tal che se non trovi i 100.000 euro puoi andare a sequestrare, ad esempio, un appartamento di valore uguale, indipendentemente dal fatto che quell'appartamento sia stato comprato con i 100.000 euro oggetto della pattuizione corruttiva, di tal che nel sequestro per equivalente si abbandona quel nesso di pertinenzialità tra reato e profitto del reato, e purtuttavia in relazione a reati, ribadisco, tassativamente previsti dal legislatore, però è una schiera piuttosto nutrita e guarda caso il sequestro funzionale alla confisca per equivalente può essere applicato anche ai reati tributari, il che estende a dismisura ovviamente l'ampiezza dei reati rispetto a cui questo sequestro può essere disposto. Chiaramente, d'altronde, come diceva lei stessa, è uno strumento estremamente controverso proprio per questo, proprio perché è molto pervasivo. E come dicevo in premessa, più volte la Cassazione, anche a sezioni unite, anche nell'ultimo anno, è tornata a pronunciarsi in merito. Vorrei sapere da lei quali sono le maggiori problematiche che avete avuto, dovuto affrontare voi avvocati, ma anche i giudici più di recente. Guardi, le problematiche sono tutt'altro che risolte e magari dopo ne parleremo, però le principali problematiche che hanno comportato un intervento delle sezioni unite anche nell'ultimo anno sono tre. La prima è se la confisca diretta possa essere applicata a denari che non sono esattamente quelli che costituiscono il prezzo o il prodotto o il profitto del reato, e a prescindere dalla prova della provenienza lecita di quei reati da parte di colui che è attinto dalla misura ablativa. Anche qui faccio un esempio per essere più chiara. Supponiamo che un'azienda abbia commesso un reato tributario e supponiamo il profitto del reato tributario è risparmio di imposta che si trova sul conto corrente della società, anche se qui si dovrebbe aprire un altro squarcio perché in realtà il risparmio di imposta è una mancata decurtazione del profitto e non ha una propria identificabilità fisica. Però sulla base di questa sentenza delle sezioni unite del 2021 si può sequestrare in via diretta il denaro sempre e comunque e a prescindere dal fatto che il denaro coincida esattamente con quello che è il profitto del reato. Finisco, quindi sequestri il risparmio di imposta indipendentemente dalla prova che la società ti possa fornire che su quel conto corrente societario in realtà confluiscono i pagamenti dei fornitori e non altro, quindi la provvista sarebbe lecita. Ma il ragionamento alla base di questo che ha fatto la Cassazione è che il denaro è fungibile, di tal che una volta che entra nel patrimonio del reo si confonde. Ed è del tutto irrilevante che tu vada a cercare esattamente quella banconota che ha costituito il profitto del reato. Facendo un esempio più semplice e passando alla corruzione, se l'oggetto della pattuizione corruttiva sono 100.000 euro, tu nel patrimonio del reo non devi necessariamente andare a cercare quei 100.000 euro che ha preso come profitto della corruzione, ma è sufficiente che tu trovi altri 100.000 euro che non hanno la stessa identità numeraria. Si dice, e lo dice la Cassazione a sezioni unite, riprendendo un passo della requisitoria del Procuratore Generale, che la confisca e comunque il sequestro non segue le banconote, di tal che è irrilevante che tu vada a prendere esattamente le banconote che costituiscono profitto del reato, perché ne puoi tranquillamente prendere altre laddove il saldo del conto te lo consista. Il secondo profilo che è stato analizzato dalle sezioni unite è l'individuazione dei beni che possono rientrare nella cosiddetta confisca allargata, che è una di quelle di cui abbiamo accennato in premessa. Prima di delineare il tema dobbiamo capire meglio cos'è la confisca allargata o per sproporzione. Il legislatore ha ritenuto che laddove il soggetto venga condannato per una determinata serie di reati, tassativamente anche in questo caso previsti dal legislatore, la condanna per quel reato possa costituire indice di presunzione che quel soggetto ha commesso altri reati che hanno portato a far sì che il suo patrimonio sia aumentato e quindi sia sproporzionato alla condizione che egli non riesca a giustificare la provenienza dei beni e che vi sia,
l'accertamento di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore delle attività economiche del soggetto rispetto al valore dei suoi beni. Quindi cosa vuol dire? Che tu puoi sequestrare, laddove c'è una condanna per uno di questi che vengono definiti reati spia, anche il patrimonio del soggetto, indipendentemente dal fatto che quel patrimonio e gli asset di quel patrimonio siano il frutto del reato spia per cui hai riportato condanna. È evidente che in questo modo si potrebbe sequestrare di tutto, di tal che vi è stata la necessità di individuare un perimetro in cui collocare gli asset. E si è fatto riferimento al criterio della ragionevolezza temporale, per cui si è detto non possono essere oggetto di confisca allargata o per sproporzione asset che sono entrati nel patrimonio del reo in una misura troppo lontana rispetto alla commissione del reato spia per cui hai riportato condanna. Ma i problemi sono tutt'altro che risolti. Basta fare un esempio pratico. Supponiamo che io ho commesso un reato spia che può essere il riciclaggio piuttosto che tutta una serie di reati tributari, perché questa confisca allargata, guarda caso, è applicabile anche ai reati tributari, e ho commesso questi reati, diciamo nel 2018, magari un reato di riciclaggio per 50.000 euro. Gli asset, tuttavia, o alcuni asset, sono entrati nel patrimonio del soggetto tra il 2015 e il 2016 per un valore di 500.000 euro. Vi è ragionevolezza temporale tra il momento in cui io ho commesso il reato spia, che legittima l'applicazione di questa misura, e il momento in cui i beni sono rientrati, gli asset sono entrati nel patrimonio del soggetto? 2 anni è ragionevolezza temporale? È troppo facile dire 10 anni, sicuramente non lo sono, ma 2? È un varco tutto aperto e tutto da scoprire. L'unico sbarramento allo Stato è che i beni che possono costituire oggetto di confisca allargata, ovvero per sproporzione, non possono essere entrati nel patrimonio del soggetto dopo l'irrogazione della sentenza di condanna di primo grado. Questo è un dato certo. Quale sia la ragionevolezza temporale richiesto è un concetto su cui ancora si deve lavorare molto. E infine c'è il terzo aspetto su cui recentemente si è posto all'attenzione, diciamo, di noi tutti recentemente, perché la terza sezione della Corte di Cassazione ha sollevato, ha rimesso la questione alle sezioni unite per decidere il controverso tema dei rapporti tra confisca e prescrizione del reato. Cerco anche qua di spiegarmi in termini semplicissimi. Nel 2019 è stata introdotta una norma che consente al giudice dell'impugnazione, sia esso giudice dell'appello o giudice della Cassazione, nel riconoscere la prescrizione di un reato, di tenere ferme le statuizioni in ordine alla confisca anche per equivalente. Tuttavia è tutto molto complicato, perché questa norma consentirebbe di, pur in presenza di una sentenza di proscioglimento, perché dichiara la prescrizione del reato, di confermare la confisca per equivalente rispetto a un reato che è stato commesso, ad esempio, quando la norma non è entrata in vigore. Anche qui un esempio ci aiuta. Supponiamo che io abbia commesso un reato, per esempio l'omesso versamento di IVA, nel 2010. Supponiamo che io sia stata condannata per quel reato e che abbia patito una confisca per equivalente nel 2015. Supponiamo che nel 2020 il giudice dell'appello dichiari la prescrizione e voglia, per esempio, confermare la confisca per equivalente. Che pur tuttavia questa norma, cioè non la confisca per equivalente, ma la norma che consente al giudice di applicare la confisca per equivalente anche in presenza della prescrizione, è entrata in vigore nel 2019, di tal che si assisterebbe all'applicazione di una misura patrimoniale come la confisca anche per reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore della norma. Quindi, come vede, siamo di fronte a moltissime problematiche. Un terreno pieno di dubbi. Sì, e vedremo poi le sezioni unite come si esprimeranno su questo ultimo argomento.
Avvocato, lei in maniera molto efficace tramite i suoi esempi ci sta facendo comprendere meglio il funzionamento di questi strumenti che, come dicevamo, presentano ancora veramente moltissime criticità irrisolte. Quindi vorrei chiamarla ancora una volta a uno sforzo molto concreto e fare ricorso proprio a degli esempi per comprendere esattamente quali criticità comporta il ricorso a questi strumenti. Ma molte, molte. Faccio qualche esempio per cercare di capirci. Il primo aspetto tuttora problematico è che rispetto ad un medesimo reato possono convergere più sequestri funzionali a diverse confische, tanto nei confronti della persona fisica, tanto nei confronti della persona giuridica. Un esempio classico è sempre quello dei reati tributari. Rispetto al reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, noi possiamo assistere all'applicazione di sequestri preventivi volti alla confisca nei confronti dell'amministratore delegato che commette quel reato, che può essere soggetto a un sequestro volto alla confisca diretta, alla confisca per equivalente e addirittura alla confisca per sproporzione. Perché abbiamo detto che la confisca per sproporzione è quel tipo di confisca che in presenza di condanna per un reato spia, tra cui rientrano i reati tributari, è legittima laddove venga giudicato che vi sia sproporzione tra il reddito dichiarato al fisco e il patrimonio del soggetto. E questo a prescindere dal fatto che quegli asset siano stati acquistati in relazione al reato presupposto. E quindi nei reati tributari ancora possiamo vedere persona fisica due o tre tipi di sequestro e sequestro la persona giuridica, perché i reati tributari sono entrati nel novero dei reati presupposto della responsabilità penale delle persone giuridiche, di tal che si può applicare un sequestro preventivo funzionale alla confisca nei confronti di quel soggetto, soggetto inteso come società. Quindi abbiamo in astratto tre tipi di sequestro che possono convergere sulla persona fisica e sulla persona giuridica in relazione al medesimo reato. Un altro aspetto che a mio modo di vedere diventerà caldissimo quando la riforma Cartabia andrà a regime è quello del rapporto tra la cosiddetta improcedibilità dell'azione penale e le confische. Anche qui faccio un esempio per essere più chiara. Supponiamo che un soggetto riporti una condanna all'esito del giudizio di primo grado e patisca una confisca, perché il giudice irroga anche la confisca. Tuttavia, supponiamo che il processo d'appello non riesca ad essere celebrato nei 2 anni che la riforma Cartabia prevede, di tal che il giudice deve dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale. Ma nel frattempo il soggetto comunque continua a rimanere gravato della confisca, di tal che il problema è: io cittadino che sono stato condannato, che non ho visto il giudizio in appello non per mia colpa, ma perché la giustizia non è riuscita a celebrare il giudizio d'appello nei 2 anni che sono previsti, che cosa accade della mia confisca? Posto che deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale, io finisco col non avere un giudice che si può occupare della mia confisca. Su questo la riforma Cartabia prevede e ha previsto una delega affinché si studi quale può essere il tipo di rimedio a questa situazione. Ad oggi, così come messo in evidenza anche dalla relazione dell'ufficio massimario della Cassazione, una soluzione a questo problema non c'è. Per cui il cittadino condannato in primo grado con una confisca che veda dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale in appello continuerebbe ad essere costretto a sopportare gli effetti di una misura così invasiva. Ci sono poi anche molti altri aspetti di problematicità. Ad esempio, si assiste ad uno scollamento nella disciplina delle persone fisiche e delle persone giuridiche per ottenere la revoca dei sequestri, almeno parziale, per provvedere al pagamento delle imposte. Perché mentre è negato che la persona fisica possa chiedere uno svincolo parziale, quindi una revoca parziale del sequestro per poter far fronte ai propri debiti con l'erario, solo di recente un'illuminata sentenza della sezione sesta consente alla persona giuridica di ottenere una revoca parziale del decreto di sequestro per far fronte al pagamento dell'erario,
perché altrimenti, sempre che si dimostri che questo è funzionale alla sopravvivenza dell'attività d'impresa, perché non pagare le tasse potrebbe voler dire creare una situazione di difficoltà all'impresa e una situazione di default, ma allora si dice potrebbe essere una sorta di pena anticipata. Io ti faccio chiudere l'azienda magari con riferimento dei reati che all'esito del procedimento 231 non legittimano neanche l'irrogazione di una condanna con misura interdittiva. Quindi in questo caso, proprio facendo leva sulla proporzionalità e adeguatezza che comunque i sequestri devono avere, si è consentito lo svincolo parziale delle somme per il pagamento dell'erario. E ci sono anche altri aspetti molto problematici, e cioè che non sono comunque ammesse pattuizioni di sorte in materia di sequestri, il che vuol dire che se è stato applicato un sequestro volto alla confisca diretta, perché sui conti societari hanno appreso materialmente 100.000 euro, tu non puoi neanche dire ma anziché i 100.000 euro che sono sul conto societario facciamo che fai un sequestro preventivo avente ad oggetto un appartamento o un asset della società. Poi in concreto si trovano delle situazioni, però da un punto di vista giuridico non è neanche ammessa una pattuizione di questo tipo, perché si dice che la materia dei sequestri non è certo rimessa alla pattuizione delle parti, ma che ci sono dei criteri giuridici sulla base dei quali applicarli. Infine possiamo aggiungere un ultimo problema applicativo che è quello di cosa accade quando vi è il sequestro dei saldi dei conti correnti, ma i conti correnti non sono capienti rispetto alla cifra oggetto di sequestro. In questo modo, da un punto di vista puramente operativo, quindi per burocrazia bancaria, c'è una sorta di blocco di operatività dei conti, cioè non consentono alla società neppure di ricevere il pagamento dei fornitori e men che meno di continuare a pagare gli stipendi. E rispetto a questo occorre spesso cercare delle soluzioni senza scomodare il giudice che ha disposto il sequestro preventivo, ma trovando degli accordi con il pubblico ministero affinché sblocchi l'operatività di quei conti, consenta ad esempio di accendere conti ulteriori diversi dedicati su cui si fanno confluire somme dedicate, magari in modo rateizzato, al pagamento della somma oggetto di sequestro. Però sono tutte soluzioni, talora giuridiche, talaltra applicative, in cui noi avvocati ci arrabattiamo tendenzialmente sempre per consentire alle imprese di continuare ad esercitare la loro attività di impresa e quindi di sopravvivere rispetto ad un sequestro che ti può capitare tra capo e collo, e alle persone fisiche di non scontare anticipatamente una pena che sapranno se sarà loro irrogato oppure no solo all'esito della celebrazione del processo di merito. Avvocato, abbiamo ancora un paio di minuti, la chiamo a uno sforzo, mi rendo conto, notevole, perché come si è vinto chiaramente dalle sue parole, la disciplina è in fieri, c'è un mare magnum di perplessità che devono essere fugate, poi giustamente c'è ancora la riforma Cartabia che deve prendere corpo. Vorrei però sapere da lei un suo pronostico sul futuro dei sequestri. Lei cosa vede in futuro per la disciplina e soprattutto quale sfide attendono voi operatori del diritto? Ma io penso che lo sforzo di tutti, ma soprattutto del legislatore e dei giuristi che da più parti e da più tempo lanciano un monito in questo senso, sia quello di rimettere mano alla disciplina delle confische e di far sì che la disciplina delle confische, che le confische siano considerate a tutti gli effetti delle pene e non semplicemente delle pene nascoste, e quindi che si estendano a tutte le confische, tutte quelle che ho detto, e non solo alla confisca per equivalente, che è l'unica ad oggi che viene giudicata una sanzione afflittiva di carattere penale, ma anche alle altre confische di cui ho parlato, quindi la confisca diretta piuttosto che la confisca allargata per sproporzione, piuttosto che la confisca di prevenzione, che venga riconosciuta la natura penale, la natura giuridica di pena di queste confische, e conseguentemente venga applicato tutto quel corredo di garanzie tipico del diritto penale. Devo dire che probabilmente
non andrà così. Perché io stavo per chiedere, questo auspicio trova in realtà una base concreta attuale di discussione oppure è veramente un auspicio? No, è un auspicio, non trova una base di discussione, perché devo dire che sia la Cassazione a Sezioni Unite sia la Corte Costituzionale, nella sua autorevolissima composizione, anche di recente, hanno ribadito la natura o di misure di sicurezza o di misure ripristinatorie, risarcitorie, comunque affini alle categorie del diritto civile, di questo tipo di misure ablative, il che però mette veramente in seria difficoltà chi si trova ad affrontare questi sequestri senza sapere poi se vi sarà neppure una sentenza di condanna, perché è ovvio che il reato rispetto al quale dispone il sequestro è in corso di accertamento e quindi lo deciderà il giudizio penale poi se sei responsabile o no, così come per una misura di prevenzione lo deciderà il giudice della prevenzione alla fine se tu sei pericoloso o perché vivi abitualmente di proventi illeciti o perché sei sospettato di appartenere ad associazioni mafiose, e di tal che a quel punto, accertata la pericolosità, si può anche disporre, per così dire, poi una misura di prevenzione come una confisca allargata che spesso ha ad oggetto quasi tutto il patrimonio del soggetto. Però ci dobbiamo lavorare ancora molto. Sperare e lavorare. Io ringrazio l'avvocato Michela Vecchi per essere stata con noi, per la sua consueta chiarezza. Devo dire, veramente una cifra distintiva dei suoi interventi. Grazie avvocato. Grazie a lei. Grazie naturalmente anche a tutti i nostri telespettatori. Una breve pausa pubblicitaria e ritorniamo con i nostri approfondimenti sul mercato. Buon pomeriggio.